parte un altro lotto del restauro delle mura urbiche cittadine, patrimonio immenso della città che il comune con soprintendenza e Usra come stazione appaltante sta portando avanti, anche grazie all'impulso delle associazioni cittadine. Il tratto in questione parte da Porta Branconia. Tutte le mura sono lunghe 5 km. Il progetto complessivo ha 5 milioni di euro a disposizione come risorse, di cui 3,3 come lavori. Si tratta di un progetto importante che prevede la valorizzazione complessiva del complesso murario con l'obiettivo di rendere percorribile con camminate apposite il percorso delle mura più possibile. Avranno anche un'illuminazione particolare e una cartellonistica. In un paio d'anni le mura saranno riconsegnate nella loro bellezza e interezza ai cittadini. Partiamo da Porta Brinconia e andiamo a completare diciamo, i lavori di restauro che ormai sono partiti già con altri lotti precedenti. Questo ci permetterà di chiudere il restauro completo della cinta muraria di continuare nel discorso di valorizzazione perché noi non vogliamo soltanto eh, restaurare le mura ma vogliamo anche valorizzarle, renderle fruibili con delle passeggiate che in parte già ci sono anche se non sono state ancora completate e quindi per motivi anche di sicurezza non sono state ancora aperte al pubblico. Quindi questa sarà l'occasione per continuare questo discorso di valorizzazione con questi percorsi, un'illuminazione adeguata. Che metta in risalto e in evidenza la cinta muraria, differenziando la, con temperature e colori diverse in modo da non avere un'immagine piatta della, della cinta, soprattutto da, dalle parti più alte da, da distanza. Diciamo. Sì, è la parte conclusiva di un intervento che attendevamo da un po' di tempo, eh, servirà a impreziosire ancora di più questo monumento che non è soltanto l'identità della città ma è uno dei monumenti sicuramente tra le mura meglio conservate eh, del eh, periodo storico di riferimento, la costruzione iniziata nel XIII secolo ed è andata avanti eh, negli anni, è un elemento caratterizzante la città, è frutto anche dell'impegno e delle sollecitazioni che sono arrivate dalle associazioni, dalla comunità locale, Ringrazio naturalmente ancora una volta le donne e gli uomini del Ministero dei Beni Culturali nelle loro declinazioni territoriali, le associazioni che si sono fatte promotrici di questa sollecitazione e l'ufficio speciale che si è preso in carico l'incombenza di mandare avanti il procedimento.